Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti al nostro quotidiano appuntamento con Analisi dei Mercati. Ennesima giornata positiva per quanto riguarda i listini americani. Tutti e tre i principali indici hanno chiuso in territorio positivo, nuovi massimi storici per il Dow Jones e come potete vedere sull'S&P 500 ieri abbiamo registrato un retest dei massimi relativi precedenti, ovvero di area 1544,5, livello che è stato superato proprio in maniera frazionale e è una chiusura avvenuta proprio in prossimità dei massimi intraday. Successivamente poi alla chiusura dei mercati c'è stato il rollover sul future americano e vedete come si sia creato appunto a seguito del rollover questo gap down e attualmente l'S&P staziona in area 1539 punti. Situazione tecnica che rimane assolutamente invariata a seguito del breakout del segnale positivo registrato nelle scorse giornate in area 1524 punti. Quindi confermiamo i nostri target rialzisti posti a 1550-1553 punti. Ecco, da questi livelli vedete attualmente il mercato staziona in prossimità di area 1540 come livelli supportivi. Vengono confermate ancora una volta area 1532,6 ed eventualmente successivamente 1527,5, livelli che in caso di test riporterebbero nuovi acquisti sul mercato. Andiamo a monitorare la situazione anche del Nasdaq 100, vedete, nonostante non ci siano particolari segnali operativi al momento, ormai da praticamente 3 giorni, 4 giorni considerando la seduta appena iniziata di oggi, il Nasdaq si trova a contatto con la nostra importante area resistenziale posta tra 2787 e 2802 punti. Ecco, da monitorare molto attentamente anche nelle prossime ore quale sarà il comportamento del futuro americano in caso di superamento di quest'area resistenziale, si avrebbe un primo segnale positivo. Viceversa, le maggiori probabilità sarebbero per l'inizio di una fase correttiva. Andiamo a monitorare anche la situazione dei mercati europei, dove ieri abbiamo registrato l'ennesima seduta positiva a seguito anche di quelle che sono state le riunioni delle banche centrali, prima della Bank of England e successivamente della Banca Centrale Europea. I mercati, nonostante il taglio delle stime per il vecchio continente per il 2013, hanno comunque reagito positivamente, chiudendo in territorio positivo. Andando ad analizzare la situazione tecnica sul DAX di Francoforte, vedete come rimanga assolutamente invariato e proprio in questi istanti il futuro tedesco stia andando a ritestare nuovamente i massimi relativi precedenti, quindi area 7976 punti. Ecco, anche qui molta attenzione nei prossimi minuti, nelle prossime ore, in caso di superamento di quest'area resistenziale si avrebbe un ulteriore spike rialzista fino a 8043, quindi un nuovo possibile segnale positivo. Ecco, però assolutamente necessario vedere la configurazione di un breakout, quindi di un superamento con convinzione da parte del mercato di questa resistenza statica. Viceversa, si potrebbe definire una fase correttiva fino a quantomeno area 7871 punti. Andiamo a monitorare anche il comportamento di Piazza Affari, che come vi dicevo poc'anzi, anche ieri appunto, ha registrato una seduta in territorio positivo, chiudendo con un più 0,30%. Da un punto di vista tecnico anche qui rimane tutto assolutamente confermato, non ci sono particolari segnali, si sta protraendo in queste ultime ore questa fase laterale. Vedete come proprio in questo istante, adesso in diretta, abbia aperto il nostro listino FTSE MIB con un leggero gap up, esattamente formatosi con un'apertura a 16.023 punti. In questo caso rimangono quindi intatte le possibilità per una prosecuzione del movimento ascendente, comunque iniziato soprattutto dai minimi in area 15.390 punti, con obiettivi che poniamo a 16.172 e 16.196 punti. Ecco, questo sicuramente in caso di raggiungimento corrisponderà ad una forte area resistenziale che potrà definire successivamente un movimento correttivo.
Andiamo ad analizzare la situazione anche del mercato Forex, mercato valutario. Partiamo come sempre dalla moneta unica, soprattutto dall'euro-dollaro, dove ieri sicuramente, in seguito anche alla riunione della BCE, si è definito un ottimo movimento ascendente. Abbiamo avuto la configurazione di un doppio minimo proprio in area 1,2965, da cui il mercato ha reagito in maniera molto positiva, definendo poi successivamente una seduta rialzista con un guadagno di oltre una figura. Vedete, i minimi definiti nella giornata di ieri sono stati in area 1,3117, da cui nelle ultime ore si sta configurando quello che possiamo definire semplicemente come un movimento correttivo assolutamente normale. Fissiamo come prima area molto importante area 1,3068, 1,3064, livelli che in caso di test che potrà esserci nei prossimi minuti rappresenteranno sicuramente un'interessante anche area d'acquisto, da qui i tori potranno rientrare successivamente sul mercato e far proseguire questo movimento ascendente. Situazione sul cable. Ieri, dopo la riunione della Bank of England, in cui è stato tutto ancora una volta confermato, anche per quanto riguarda ovviamente i tassi di interesse mantenuti allo 0,50%, il mercato ha registrato questo primo movimento rialzista che ha definito dei massimi intraday a 1,5081, salvo poi ritracciare nelle ultime ore. Ancora una volta da monitorare con molta attenzione proprio questi minimi relativi. In caso di tenuta si potrà avere un ritorno degli acquisti con un possibile test in prima battuta dei massimi proprio di questa settimana. Ecco, attenzione perché in caso di violazione ribassista di questi supporti si genererebbe viceversa un segnale chiaramente negativo. Forte ritorno degli acquisti ieri anche oltre che sull'euro-dollaro, anche sulla moneta unica rispetto allo yen giapponese. Dopo questa lunga fase laterale in 3D range, vedete come si sia definito il breakout di 122 e 26, un primo livello di resistenza statico molto importante che ha definito questo lungo movimento rialzista. Una seduta, quella di ieri, con un balzo di oltre due figure. Attualmente vedete come il cross abbia raggiunto quelli che erano i successivi target rialzisti in seguito proprio al breakout di 122 e 26. 124,99, quindi 125 come soglia psicologica, rappresenta sicuramente un primo livello da cui si potrà definire uno storno nelle prossime ore. Ecco, un nuovo segnale positivo proprio in caso di superamento di quest'area di resistenza. Andiamo a vedere anche i dati macroeconomici più importanti per la giornata odierna. Sul fronte europeo dovremo seguire in mattinata, esattamente alle ore 12, il dato relativo alla produzione industriale tedesca su base mensile, rivista in leggera salita al più 0,6%. I dati sicuramente molto molto importanti, il vero market mover di giornata sarà però alle 14:30, dove vi ricordo seguiremo anche appunto live la diffusione di questi dati macroeconomici con il nostro appuntamento con Flash News. I dati in questione sono, come potete vedere, quelli relativi all'occupazione americana, dove si prevede un tasso di disoccupazione stabile al 7,9% e un non-farm payroll in leggera salita, 162.000 unità. Bene, per oggi è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e buon trading a tutti.